Buongiorno a tutti ragazzi, sono Gilbe e sono qui oggi tornato con un video breve ma spero comunque di gran valore per tutti voi. Per questo, se raggiungiamo sotto questo video qua i 100 likes, domenica vi porterò le 3 azioni da acquistare a febbraio e c'ho 3 belle chicche ragazzi miei, quindi vi chiederei cortesemente appunto di lasciare likes. Tra l'altro ragazzi vi voglio ringraziare perché ho visto che negli ultimi video stiamo raggiungendo tantissime visual e tantissimi likes. Probabilmente state apprezzando tutto l'impegno che ci sto mettendo nel portare un video al giorno per tutto il mese di gennaio. Come sapete io lavoro già e infatti sto lavorando in ufficio e appena finisco di lavorare mi metto qua e registro i video. È una cosa che mi sta uccidendo, però mi sono promesso e ho promesso a voi di portarvi un video fino al 31 gennaio e quindi continuerò a farlo. Vi chiederei solamente però di supportare appunto tutto l'impegno che ci sto mettendo. Detto questo, vi voglio far vedere un sito che ho scoperto recentemente e che è molto interessante secondo me. Nel video di oggi infatti voglio vedere quello che è uno stock screener che suddivide e ordina le azioni per il rating degli analisti. Ci permette appunto di dare una prima occhiata su quelle aziende che tendenzialmente potrebbero essere interessanti da comprare. Ad esempio, io PXD non la conosco, la media del price target a un anno di 672 analisti è appunto 132. Allora, cosa faccio? La apro, o magari me la apro su Yahoo Finance e andiamo a vedere tendenzialmente se potrebbe essere un'azienda interessante. Ad esempio, io prima cosa che faccio sempre, magari mi vado a vedere i bilanci. Andiamo a vedere un po'. Effettivamente sembra un'azienda molto in crescita, che nel 2016 manco faceva utili ed è passata a farne praticamente 1 milione nel 2018-2019. Il price target anche qua di Yahoo Finance è un price target molto alto, infatti dà un consenso dell'1,7 per comprare, ma quello che faccio io è semplicemente prendere questi tipi di aziende qua, analizzarle tramite il mio foglio Excel, che tra l'altro se non sapete come funziona trovate qualche video fa, il video in cui spiego i nuovi livelli di abbonamento o comunque lo scorso video è molto interessante perché spiego un po' come valuto le aziende, quindi nel caso se ve le siete persi andate a seguirlo. Quello che faccio io è semplicemente prendere queste aziende qua, mettermele su Yahoo Finance, analizzarmele un po', guardarmi un po' i bilanci, vedere se ha senso analizzarle più dettagliatamente. Ovviamente non è che potete basarvi solo sul price target degli analisti, perché a questo punto qua secondo me converrebbe appunto investire semplicemente nell'S&P 500, perché di fatto se voi semplicemente investite in base a quello che dicono le altre persone, state semplicemente scommettendo su quelle persone lì e sulla loro bravura nell'analizzare ed investire. Quindi è una cosa che a me non piace e non faccio mai. Ad esempio, un'azienda interessante che ho scoperto e che tra l'altro ritrovo qua potrebbe essere Dollar General, che qua danno un rating buy. A mio avviso non c'è troppo margine di sicurezza, infatti come potete vedere qua l'ho analizzata io e la reputavo molto interessante, infatti è in buona crescita, però ho visto che secondo i miei calcoli non c'era margine di sicurezza, infatti è ancora salito ultimamente. Io mi ricordo che quando l'avevo analizzata io c'era un margine di sicurezza del 15% e io per entrare vorrei avere almeno un 20% di margine di sicurezza. Effettivamente però le stime che ho io per i prossimi 5 anni sono molto più basse rispetto a quelle degli analisti. Infatti gli analisti di Zacks prevedono una crescita del 13,7% annuo, mentre quelli di Yahoo del 16%. Io prevedo una crescita invece del 5%. La cosa che potrebbe magari farmi aprire gli occhi è che eventualmente se io togliessi la mia analisi, perché tendenzialmente io faccio la media delle stime di crescita, se io togliessi la mia analisi probabilmente verrebbe un'azienda da acquistare, probabilmente, vediamo un po'. Vedete, verrebbe un margine di sicurezza del 18%, che comunque non sarebbe un prezzo d'entrata eccellente per quanto riguarda i miei margini di sicurezza, quindi è un'azienda su cui non entrerei, che però è molto interessante, quindi sono contento che un'azienda che avevo trovato io sia stata anche rilevata da questo sito qua, perché ci sono molte aziende interessanti che, come vi dicevo, potete scoprire qua e poi ve le potete analizzare voi stessi. Ovviamente, come vi dico sempre, Google, Microsoft, Amazon, Alibaba e in generale le PayPal sono tutte aziende che secondo me sono praticamente sempre da acquistare. Non dico a qualsiasi prezzo, ma quasi, quindi non mi soffermerei mai troppo sul prezzo. Ovvio che se
Amazon dovesse fare un più 100% in 2 mesi, ovviamente non è che sarebbe ancora uno strong buy per quanto mi riguarda, però è molto difficile, per quanto mi riguarda, è molto difficile che Amazon tra 5 anni avrà anche un prezzo molto simile al prezzo attuale. Cioè, per me Amazon tra 5 anni varrà almeno il 50% in più per quanto riguarda le mie stime, però penso che siano anche abbastanza conservative, perché tendenzialmente la gente vuole trovare sempre la nuova Amazon, la nuova Google, la nuova Microsoft. Ma se ci sono Amazon, Google e Microsoft, perché dovete trovarne delle nuove? È così facile investire in queste qua che hanno bilanci perfetti, crescite perfette, e poi vi soffermate magari sul comprare aziende che tendenzialmente sono molto più rischiose, e ovvio, sì, potrebbero portarvi più profitti, ma voi volete scommettere o volete investire? Volete fare soldi rischiando il giusto o volete fare tanti soldi rischiando tantissimo e quindi magari rischiando anche di perdere tanti soldi? È quello che dovete capire, secondo me. Però tendenzialmente, grazie a questi screener qua, è molto più facile trovare aziende interessanti. Ad esempio, magari io vedo che ci sono dei settori magari più interessanti. Vedo ad esempio ServiceNow, che come vi ho già detto è un'azienda che ho sott'occhio nella watchlist, però ad esempio se io non la conoscessi dico vabbè, me la vado a vedere, andiamo a vederci ServiceNow e vediamo se effettivamente potrebbe essere interessante, e io lo so già che è interessante perché l'ho già vista, ma magari qualcuno di voi non la conosce. Purtroppo ragazzi miei, io c'ho Vodafone, vorrei sparare in testa al Gilberto che ha detto: vabbè, perché non mettiamo Vodafone e cambiamo operatore? Perché, ragazzi miei, per quanto mi riguarda, Vodafone è il peggior operatore che abbia mai avuto. Ho la fibra e sempre la sera laggo. Non si sa perché. Vai a capire. Mi dicono sempre che la centrale è satura. Va bene, ragazzi miei. Fatemi sapere se qualcuno di voi ha Vodafone, perché io sto impazzendo. Comunque, come vedete, qua è la watchlist che ho io e Now. Ad esempio è qua all'interno di questa cosa qua, perché è molto interessante. Non so se la conoscete già, ma è un'azienda che crescerà molto, e dico molto, in futuro. E potenzialmente, se uno non la conoscesse, questo stock screener qua vi dà già una mano a trovarle. Anche Adobe è un'azienda che ho io in portafoglio e che io la trovo spettacolare, e ora come ora non è ancora salita troppo, quindi potrebbe essere magari una buona azienda per entrare. L'ho analizzata e sì, ha una forte crescita, però a me non ha fatto impazzire quando ci sono entrato. Ad esempio Vodafone non mi piace, però tendenzialmente quello che vi dico io non è: leggete qua, allora le comprate. Leggete qua, allora dite ok, allora andiamo ad analizzarla meglio. Poi vabbè, come vi dicevo, Shell è un'altra cosa in portafoglio. Mi fa piacere vedere che ce ne sono tante qua. Activision ce l'ho, Visa ce l'ho. SAP invece non mi faceva impazzire, però era un'azienda che potenzialmente ci poteva stare. Salesforce, come vi dicevo, è tanta roba. Lam Research è tanta tanta roba. Vertex non ho mai avuto troppo il tempo di analizzarla, ma potrebbe essere interessante. Applied Materials, ragazzi miei, io su Applied Materials sto facendo penso il 90%. Ho fatto tantissimi soldi su Applied Materials, anche perché l'ho fatta acquistare anche a mio padre e anche lui ci sta guadagnando tantissimo. Poi United Health, vedete che ce ne sono tantissime. Così io, ragazzi, l'ho scoperto poco tempo fa questo sito qua, forse tipo 2 o 3 giorni fa. E mi fa molto piacere scoprire che tantissime aziende che ho io in portafoglio sono anche qua e che risultano dei buoni rating. Detto questo, ragazzi, io spero che questo video qua vi sia stato utile. Inoltre vi esorto a lasciare like, e niente, ragazzi, ci vediamo al prossimo video.